tutti, ma soprattutto buon anno! Iniziamo l'anno con una creazione facile e veloce, ossia questa fantastica maxi sciarpa Infinity, perché in realtà è una sciarpa Infinity che io in questo momento sto indossando come uno scaldacollo, quindi a doppio giro, che io ho deciso di chiamare Allegra. Per poterla realizzare ho utilizzato il fantastico filato della Mistrico Filati linea Micone, un gomito da 100 grammi che misura 100 metri ed è 50% poliestere e 50% poliamide, morbidissimo, e il colore che ho scelto io, il 5, è veramente colorato. Volevo fare qualcosa di colorato proprio per poter ravvivare quelle maglie che ho tipo in nero, questo colore, che comunque sono un po' spenti, quindi volevo dare colore. Ma se voi volete dei colori meno importanti, abbiamo anche questi. E inoltre in descrizione io vi metterò anche il link al sito, sempre Filati Elsa, sempre il mio sito, però anche a Tinta Unita, dove potete trovare il panna, il blu, il rosso. Per poterla realizzare è semplicissimo, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto il numero 10. Come vi ho detto, è una maxi sciarpa Infinity, guardate qua quanto è lunga, è bellissima ed è comodissima, quindi quando siete poi arrivati a destinazione e dentro il locale o da qualche parte non fa così freddo, potete appunto slegarla e farla diventare questa sciarpa che vi copre solo il collo. Sono due giri che vanno sempre ripetuti. L'unico consiglio che mi sento di dare è una taglia che va bene sia per taglia S, M o L, è lunga 120 cm, alta circa 121. Per una taglia L andate a montare quei 3-4 catenelle in più, in modo tale che quando poi la avvolgete intorno al collo non vi stringa troppo. Detto ciò, spero che anche questa nuova e velocissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial, e di nuovo tanti auguri di buon inizio anno. Per realizzare la nostra maxi sciarpa Infinity o bufanda, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Micone Color, e soprattutto io sono andata a usare il numero 5, questo fantastico colore tutto sfumato, mi piace tantissimo, volevo qualcosa appunto di brioso, di particolare. Però come potete vedere ci sono anche altri colori disponibili che sono un po' più abbinabili, tipo abbiamo questo che io utilizzai per poter realizzare il cappotto polare, oppure abbiamo anche questi due colori, questo è uno dei miei preferiti, ma anche questo è molto bello. Però io vi consiglio questo se volete qualcosa appunto di allegro, brioso. Detto ciò, io vi dico già che lavorerò con l'uncinetto del numero 10, quindi questo bello grande uncinetto, e che nella mia lavorazione io sono andata a montare 90 catenelle per avere una circonferenza di circa 100 cm. Ora mi raccomando, scusa, 120 cm. Ora mi raccomando, se lo volete più larga dovete fare qualche catenella in più, non c'è un multiplo, quindi potete aumentare di 1, 2, 3, non è un problema. E se utilizzate naturalmente un filato più sottile o un uncinetto più piccolo, dovete montare molte più catenelle. Però io direi di andare al massimo a fare un 120, massimo 130 cm la catenella, poi la chiudete in tondo. Io qui farò vedere soltanto un piccolo campioncino, però poi ve la faccio già vedere, perché io sto lavorando la mia sciarpa, guardatela quanto è bella. E i giri che andremo a fare sono due, che vanno sempre ripetuti e sono davvero semplicissimi, perché alterniamo un semplice giro di maglie basse a un giro di mezze maglie alte, però in rilievo. Iniziamo dal primo giro, che io diciamo che è quasi un giro base, perché quando lo andremo a ripetere poi lo dovremo fare in maniera un po' diversa. E quindi andiamo a realizzare una catenella, oppure andate direttamente dentro la catenella e andate a fare una maglia bassa, e poi facciamo una maglia bassa in ogni catenella. Quindi veramente primo giro semplicissimo, maglia bassa in ogni catenella, in questa maniera, e continuo a lavorare così, quindi per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come andare a fare poi il secondo giro. Ok, sto terminando il giro, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare, scusate, non sono entrata nella maglia bassa, e la maglia bassa è questa, ok, vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta. Devo andare a fare mezze maglie alte sopra ogni maglia alta, però in rilievo, quindi entro nel filo dietro, quindi non in quello davanti ma in quello dietro, e vado a fare la mia mezza maglia alta. E continuo così per tutto il giro, vado nel filo dietro della maglia bassa e vado a fare la mia mezza maglia alta.
Ho deciso di utilizzare un filato così spesso perché, e lavorando con uncinetto così grande, in realtà si dovrebbe lavorare con l'uncinetto del 8 e 9, ma io ho deciso di farlo col 10 in modo da averlo bello morbido e perché si vedesse benissimo il filo dietro. Vedete, si lavora veramente in maniera molto molto semplice. Continuo quindi a lavorare così per tutto il giro, lo terminiamo insieme e vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro, siccome è il giro basso di maglie basse, però anche quelle le dobbiamo andare a fare il rilievo. Quindi entro nella seconda catenella e chiudo la mia lavorazione. A questo punto di nuovo giro di maglie basse, o vi alzate con una catenella o andate direttamente a fare una maglia bassa e poi sempre entrando nel filo dietro andiamo a fare in ogni filo dietro la nostra maglia bassa sopra ogni mezza maglia alta del giro precedente. Quindi vedete, la lavorazione è semplicissima, la creazione cresce velocemente in quanto abbiamo un filato grosso, quindi veramente sono quelle cose che si fanno nel giro di 1 massimo 2 ore. Io adesso naturalmente finisco di fare la mia vera propria creazione e vi dirò quanti giri sono andata, quante volte sono andata a ripetere i 2 giri. La lavorazione che vedete, ve la faccio vedere un attimo, ecco, sì. Avrà questo tipo di lavorazione molto molto simpatica. Ho terminato la mia bufanda o sciarpa Infinity. Io ho ripetuto i 2 giri 6 volte e poi sono andata a ripetere soltanto il primo giro. Questo mi ha permesso di avere un'altezza di circa 21 centimetri. Naturalmente voi volete fa potete farla anche più alta. Io come altezza mi trovo più che bene, visto che comunque quando poi la voglio indossata a doppio poi mi verrebbe troppo alta. Quindi anche questa creazione è terminata.